Ok. Siamo con Luca Pollini a Pigna Mon Amour. E Luca, tu sei un giornalista, hai scritto per La Notte ed hai fatto numerosi saggi, libri, e questa volta ti occupi di musica a 360 gradi, però di una musica in particolare, che è la disco music, una rivoluzione. Sì, è una rivoluzione anche per me, onestamente, perché libri sulla disco music non ce n'è, almeno i libri italiani, perché è sempre stata considerata un genere di serie B. A torto, perché comunque io per primo la consideravo un genere di serie B, in quanto ascoltavo ben altra musica durante gli anni 80, e invece ha avuto un'importanza sociale notevole, soprattutto negli Stati Uniti, dove è nata a metà degli anni 70, e in qualche modo anche da noi, anche in Italia. Ecco, è un tema che vive anche i giorni nostri, perché molto della musica di oggi proviene dalla disco music. Sì, anche se è un'altra disco music. Sul libro ci sono dei contributi fatti da artisti dell'epoca, delle star della disco music italiana, quindi da Alan Sorrenti, ai Fratelli La Bionda, Cecchetto anche, stesso Claudio Cecchetto, esatto, e loro stessi ammettono che sì, non basta avere il ritmo della cassa in quattro perché sia disco music. All'epoca la si suonava, oggi la si campiona, che è un po' diverso, sì, ecco. Sì, sì, sì. E così oggi non ci sono più le discoteche che c'erano ai tempi, perché anche le mega discoteche sono chiuse, i rave party non sono certo le discoteche, i disc jockey di allora non sono certo i disc jockey di adesso, perché ricordiamoci che la rivoluzione sociale della disco music è stata che all'interno della discoteca la star era il pubblico, oggi è il disc jockey. La disco music all'inizio conteneva anche proprio una sorta di unione di generi, come magari il funky, piuttosto che, cioè c'era proprio, come dicevo, una sorta di artigianalità della musica. Certo, anche perché appunto è nata, come abbiamo detto, negli Stati Uniti, e soprattutto erano le prime star erano di colore, quindi era una musica, c'era il funky, c'era anche delle venature jazz, se mi passate il termine, ecco, perché non vorrei mai avere i puristi da jazz che si subito, però c'erano anche mi hanno detto che Barry White, che era uno dei grandi, e lui nell'orchestra aveva due bassisti, tre batterie, oltre che il violino, cioè, quindi era gente che sapeva suonare sicuramente. Tu nel libro, come musica, disco music, a quale sei più affezionato di pezzi, di artisti? Guarda, sinceramente, come dicevo, io durante metà degli anni 70, metà degli anni 80 ascoltavo altro e ero per primo. Cosa ascoltavi? Prog? Bravo, esatto. Prog. Esatto. Ascoltavo il prog, andavo al Parco Langro invece di andare nelle discoteche, e vedevo questa, appunto, anch'io, diciamo, additavo la disco music come musica del disimpegno, che all'epoca non poteva essere, non ci poteva essere nulla di disimpegnato. Invece ha avuto una grande importanza, e avvicinandomi e ascoltando questa musica suonata, e devo dire che noi italiani, quando dicono gli italiani lo fanno meglio, gli italiani lo facevano bene, e tant'è vero che molti dei nostri musicisti, La Bionda per primi, ma anche Alan Sorrenti, ma tantissimi altri, tutta la banda di Claudio Cecchetto, all'estero eravamo riconosciuti, come c'era l'Italo disco, la spaghetti disco, tanto spaghetti per cambiare, che è tutto per noi declinato tutto in spaghetti o mandolino, eppure noi abbiamo fatto, cioè abbiamo segnato il passo, cioè eravamo dei capostipiti della musica. Ora, dirti che mi piace, ecco, la disco music degli anni 70, quella americana, sì, cioè ho noto che c'ero su pezzi di Donna Summer, su pezzi di Chloe Gaines, o la KC and the Sunshine Band, che era la disco music, la Miami disco, che era di Miami, con dei ritmi caraibici, quella mi piaceva molto. E prossimi tuoi lavori quali saranno? Sempre musicali o...? No, allora, a parte che appunto io tengo a precisare che non sono un critico musicale, non sono un giornalista musicale, sono uno che si occupa di costume e di sociale, e ho notato che soprattutto da noi spesso la musica ha accompagnato delle rivoluzioni sociali, a partire dal Festival di Sanremo, se proprio vogliamo vedere, cioè nel senso degli anni 50 dopo guerra, il
Festival di Sanremo ha accompagnato la crescita dell'Italia. E il rock e il cantautore italiani hanno accompagnato la rivoluzione giovanile, la disco music ha accompagnato fortunatamente la fine degli anni di piombo, quindi insomma diciamo che la musica ha sempre accompagnato dei cambiamenti sociali. Ora no, adesso a settembre-ottobre uscirà un mio libro sulla storia degli oggetti. Storia degli oggetti? Sì, storia degli oggetti. Sì, sempre comunque con un taglio sociale. Vediamo anche nel tuo libro che c'è anche una sorta di ballerino con i rollerball, perché esatto. C'era anche una sorta di esibizione oltre che alla certo, musica. Certo, sì, allora allo Studio 54 si poteva fare tutto. Lo Studio 54 di New York è un po' la Gomorra di Manhattan, così chiamata, e dico solo che Bianca Jagger per il suo compleanno entrò con un cavallo bianco in discoteca, quindi veramente si poteva fare veramente di tutto. Di tutto. Certo. Noi ti ringraziamo grazie e ti seguiremo. Grazie. Grazie mille, grazie.